Buongiorno, qui da Zagabria, mi dai la linea proprio mentre in pista l'ultima azzurra di questa seconda manche, peraltro la nostra migliore tra i pali stretti, ovvero Chiara Costanza, staccata di 2.19, nono tempo nella prima manche dall'americana Michaela Shiffrin, la campionessa americana che ha stradominato la manche stamattina. 1.07 di vantaggio per Chiara Costanza sulla canadese Mielczynski, che guida la classifica parziale della seconda manche, 2.00.68 il tempo della canadese, davanti alla compagna di squadra Gagnon a 33 centesimi, poi ottavo posto per la prima azzurra in classifica Federica Brignone a 1.50 dalla canadese. Ultime porte per Chiara Costanza, indietro rispetto alla canadese Mielczynski. Terzo posto parziale per la Costanza, ottavo tempo nella seconda manche, 60 centesimi il distacco dalla canadese. Devono ancora scendere tutte le migliori, a cominciare dalla svedese Frida Hansdotter, poi come detto in testa l'americana Michaela Shiffrin, davanti all'austriaca Katrin Zetlen, staccata di 80 centesimi, e poi al terzo posto a sorpresa la ceca Strakova a 1:03 dalla campionessa americana. Ci sentiamo tra poco in apertura di Domenica Sport per il risultato finale dello slalom speciale femminile da Zagabria, Emilio Mancuso, GR1. In pista in questo momento c'è la norvegese Nina Loset, quarta dopo la prima manche, staccata di 1:69 dall'americana Michaela Shiffrin, che ha stradominato la gara stamane. Intanto la classifica parziale della seconda manche, in testa c'è la svedese Frida Hansdotter, 1:59.93 il tempo totale, davanti alla slovena mezza italiana, la campionessa slovena Tina Maze, scesa poco fa, staccata di 23 centesimi, poi due canadesi, Erin Mielczynski a 75 centesimi e Michelle Gagnon a 1:08, a 1:35 in quinta posizione. Tutto sommato una buona gara quella dell'azzurra Chiara Costanza. Le altre italiane in classifica: undicesima Federica Brignone, poi dodicesima Irene Curtone, staccate di oltre 2 secondi. Fuori nella seconda invece Manuela Mørg. Ultime porte per la norvegese Loset, che balza in testa nella classifica parziale, 1:59.45 il tempo totale, 48 centesimi di vantaggio sulla svedese Frida Hansdotter, scala di un posto in sesta piazza la nostra Chiara Costanza, nono posto dopo la prima manche, rischia tra virgolette di finire anche nona nella classifica finale. Rimangono 3 atlete, chiedo allo studio se vogliamo andare avanti oppure vi richiederò la linea magari quando scenderà Sua Maestà Michaela Shiffrin, la nuova stella del Circo Bianco al femminile. A te la linea. Eccoci ancora qui da Zagabria, è uscita poco fa la ceca Sarka Strakova, che a sorpresa si era piazzata terza dopo la prima manche. Rimangono dunque 2 atlete, tra pochissimo partirà l'austriaca Katrin Zettel e poi come detto l'americana Michaela Shiffrin, che peraltro ha vinto l'ultima gara del 2014, lo slalom speciale disputato a Chietai in Austria. A proposito di Austria, in pista come detto c'è Katrin Zettler in attesa di Michaela Shiffrin, che è davvero la nuova stella nascente del Circo Bianco, giovanissima, ha già ottenuto grandissimi risultati. 99 centesimi di vantaggio dell'austriaca Katrin Zettler rispetto alla norvegese Nina Loset, che è in testa nella classifica parziale della seconda manche, davanti alla svedese Frida Hansdotter, staccata di 48 centesimi, poi al terzo posto la slovena Tina Maze a 71. E poi le due canadesi Mielczynski e Gagnon a 1:23, a 1:56. E poi come detto al sesto posto, tutto sommato un buon piazzamento quello della nostra Chiara Costanza, che ha disputato una buona gara. Ultime porte per l'austriaca Zettel, che va nettamente in testa, 1:11 il vantaggio rispetto alla norvegese Loset, e dunque in testa, braccio al cielo per l'austriaca Zettel. Gran pubblico qui sulla collina Slieme, a 40 minuti di macchina dal centro di Zagabria. Gran pubblico, grande organizzazione dei croati, che hanno organizzato in fretta e furia questa gara. Hanno rischiato anche quest'anno che venisse cancellata per le temperature alte, poi è arrivato il freddo, la pista preparata alla perfezione dagli organizzatori guidati da Vedran Pavlek. Dunque tutto pronto al cancelletto di partenza per assistere alla seconda manche di
Michela Schifrin, nata il 13 marzo 1995 a Vail in Colorado, dunque compirà 20 anni il prossimo marzo, ma è già davvero una veterana. A 16 anni il primo podio in Coppa del Mondo, a 17 anni la prima vittoria nella Coppa del Mondo in slalom speciale, campionessa del mondo, campionessa olimpica di slalom speciale, oro a Sochi a 18 anni e 345 giorni, la più giovane campionessa olimpica della storia. Parliamo dell'americana Michaela Schifrin, che mantiene un ottimo vantaggio sull'austriaca Zettel, superiore al secondo, 1 secondo e 0,1, dunque ha incrementato il proprio vantaggio rispetto agli 80 centesimi che aveva dopo la prima manche di stamattina. Muro finale per l'americana Michaela Schifrin, che ovviamente punta tutto sul mondiale di Vail in casa sua tra poche settimane in Colorado, tra un mese esatto. Ultime porte, nettamente in testa l'americana Michaela Schifrin, domina anche questa seconda manche, miglior tempo nella prima, miglior tempo nella seconda, 59,78, 1,56,66 il tempo totale per l'americana Michaela Schifrin, che dunque porta a casa un'altra vittoria. Al secondo posto l'austriaca Katrin Zettel, staccatissima, 1,68 distacchi siderali quelli di oggi. Poi a 2,79 la norvegese Nina Loeset, poi la svedese Hans Dotter a 3,27, la prima azzurra Chiara Costanza all'ottavo posto, staccata addirittura di 4,62 secondi, poi 14° e 15° posto per Federica Brignone e Irene Curtoni.